Bene, parliamo qui di un gruppo un po' particolare di diaspori, i Thunderegg. I Thunderegg sono dei noduli molto apprezzati dai collezionisti, soprattutto negli Stati Uniti, perché ci sono migliaia di giacimenti. E siamo nel gruppo dei diaspori che si originano per alterazione di vetri vulcanici, e questo è il contesto geologico in cui si formano, lo stesso che abbiamo visto per i diaspori rheolitici. Diciamo che il precursore in questo caso non è un'ossidiana come nei diaspori rheolitici, ma è sicuramente un tufo, e in genere è un tufo saldato, l'alterazione a freddo, e nella maggior parte dei casi è subaerea. Quindi la reazione è la stessa che abbiamo visto nei diaspori rheolitici. Ecco, questo era il caso generico dei diaspori rheolitici, in cui i diaspori rheolitici veri e propri o orbicolari sono strutturati con sferuliti immerse in una pasta di fondo che mostra ancora le linee di flusso della lava, e quindi che probabilmente rappresenta un residuo del precursore di ossidiana. E questo è quello che risulta da questo processo che si sviluppa all'interno dei tuffi, cioè questi sferuliti per quale scienza si fondono e si uniscono tutti insieme a formare dei noduli più grandi. All'interno del nodulo c'è spesso, quasi sempre, una frattura. Anzi, c'è sempre una frattura perché è fondamentale per lo sviluppo e la crescita del nodulo, e questa frattura è riempita da materiali diversi, in questo caso agata. Quindi abbiamo già visto nel caso dei diaspori rheolitici le due possibilità: se il Thunderegg, cioè le sferuliti, cominciano a svilupparsi all'interno di un'ossidiana, come è il caso di questo diaspro, che è il diaspro Rainforest dell'Australia, e le sferuliti in questo caso hanno un diametro di 1-2 centimetri, però non riescono a entrare in coalescenza, non riescono a svilupparsi, anche se hanno comunque una frattura interna riempita da calcedonio. Il caso della formazione dei noduli dà dei corpi più grandi, la media va fra i 5 e i 10 centimetri, ci sono dei Thunderegg che raggiungono alcuni metri di diametro, la frattura è più importante, il riempimento è quello che in genere si va a cercare per collezionare, però qui noi parleremo e osserveremo soprattutto il carapace del Thunderegg, e vediamo che è formato dalla coalescenza di una grande quantità di sferuliti, che sono le stesse che vediamo qui, che però si appiccicano una all'altra per un processo che studieremo. Quindi non c'è nessuna differenza nel processo, sì, c'è una differenza nella roccia madre. Qui siamo all'interno del tufo. In realtà il processo possiamo capire che è lo stesso, anche perché in alcuni giacimenti si trovano insieme dei Thunderegg, questo è un giacimento dello Stato di Washington, dei Thunderegg di piccole dimensioni, associati ci sono dei blocchi di diaspori chiaramente rheolitici con queste strutture sferulitiche, e probabilmente questo è il processo che ha interessato un blocco di lava che si trovava all'interno di questi tuffi. Questo è un altro diaspro con Thunderegg sviluppati in una lava. Non si chiamano Thunderegg questi, si chiamano ancora diaspori rheolitici. Però effettivamente le sferulite hanno la sua fratturina, per cui la struttura è quella del Thunderegg. Questo è un altro Thunderegg, li abbiamo già visti nel capitolo dei diaspori rheolitici, con le fratture riempite da opale blu del Nevada. Questo invece è un Thunderegg classico. E quindi abbiamo visto, il processo è nella maggior parte dei casi ben visibile nel carapace, con queste sferuliti che si associano e si appiccicano una a quell'altra. Le sferuliti di maggiori dimensioni sono quelle che stanno verso l'interno, mentre le più piccoline sono fuori. Dal bordo, dalla parte esterna, si vedono chiaramente queste sferuliti. Alcuni diaspori hanno strutture diverse e non sempre è ben visibile la struttura sferulitica, e vedremo possono spiegare queste differenze. Quindi il riempimento è una cosa che non ha niente a che vedere con la genesi del nodulo, è un riempimento successivo, quindi il nodulo forma una cavità in realtà, e in un processo successivo si riempie, in questo caso è riempito da agata bandata, agata piano parallela, questo è riempito da diaspora, questo è un diaspora bruno, Lido,
o è riempito da opale. Noi ci occupiamo solo del nodulo, alcuni tandari che sono vuoti, quindi non necessariamente ci deve essere dentro un'agata perché sia un tandare. Ecco, questo è un tipico esempio di coalescenza delle sferuliti. Vediamo le sferuliti più grosse, sono quelle che affacciano sulla frattura, perché la frattura è quella che drena l'acqua e quindi dà modo alla sferulite di alimentarsi, di crescere. Abbiamo visto che c'è una reazione alcalisilice che scioglie i vetri vulcanici, mette in circolazione delle soluzioni colloidali e la frattura è quella che drena questi liquidi, quindi più si allunga la frattura e più c'è questa reazione. Quindi il processo è molto intenso vicino alla frattura e meno sviluppato verso i bordi del nodulo. Questo è un altro tandere con le sferulite ben presenti di color verde, un tandere raro dell'Alaska. Questo è un altro tandere dove si vedono bene le sferuliti, è stato riempito parzialmente da diaspora, vediamo che ancora c'è una parte vuota, però le sferuliti sono ben visibili nel bordo. Alcune di queste avevano già esse stesse una piccola frattura che non si è, diciamo, la fusione del ferrolito non è stata completa perché questa cavità non è stata, diciamo, schiacciata e ha mantenuto la sua coerenza con poi il successivo riempimento di diaspro. Alcune sono rimaste vuote, altre sono state riempite da diaspro. Questo è il diaspro mushroom dell'Arizona, un diaspro molto bello, nodulare, anche questo, con queste strutture sferulitiche molto belle, da cui si possono produrre dei cavi, sono bellissimi. Ecco, e allora ripetiamo il processo della formazione del tandere con le fasi principali della dissoluzione del vetro. Come abbiamo visto, abbiamo un esempio di ossidiana alla sinistra e un esempio di diaspro con strutture simili a destra. La devitrificazione del vetro avviene in maniera sferulitica in questi casi o dendritica in questo caso, comunque a partire da un germe cristallino che molto probabilmente è un piccolo fenocristallo di K-fosfato, che è un minerale abbastanza comune nelle ossidiane, in cristalli molto piccoli. E quindi il K-fosfato apporta la componente alcalina che è necessaria per far innescare la reazione alcalisilice. Da lì comincia, diciamo, lo scioglimento del vetro e una parte del vetro diventa molle, diventa soluzione colloidale, una specie di gelatina di composizione più o meno opalina, e poi quando si secca entriamo nella fase successiva. Quindi questo è quello che succede nel periodo di umidi, no? E comincia la reazione alcalisilice e attacca, diciamo, e scioglie il vetro. Nei periodi secchi la sferulite cresce, cioè si addensa questa gelatina questa soluzione colloidale di silice, si addensa, si secca, può cominciare a fratturare e crea una pallina che è la sferulite. La sferulite, abbiamo visto, ci sono con strutture diverse. Questa è una sferulite a componente cristobalitica, cioè basicamente silice, che segue un po' le linee di flusso della lava. Se vediamo sia nell'ossidiana Snowflake sia nel Diaspora Rainforest, si vedono queste indentature che sono in corrispondenza delle linee di flusso. Un altro tipo di sferulite è quella fibrosa, in questo caso abbiamo la cristallizzazione fibrosa di K-fosfato. Questo tipo di sferulite è probabilmente attribuibile a una maggiore alcalinità principale dell'ossidiana precursore. Quindi questo è proprio la crescita della sferulite, è quello che avviene nei periodi secchi. A questo punto è quando per disseccamento si apre la frattura. Se si apre la frattura in lave abbiamo dei tandere inibiti all'interno di ossidiane. Vediamo, questo è un esempio di un'ossidiana e questo è il diaspro corrispondente. Vediamo che la struttura è molto simile e c'è questa sferulite che è rimasta, diciamo, bloccata, non può crescere. Se invece di avere dell'ossidiana qui ci fosse stato del tufo, queste sferulite si potevano continuare a crescere e
agglomerarsi una all'altra, è quello che succede nei Thunder. Quindi l'apertura della frattura è il momento in cui si drena l'acqua ed è quello che è più c'è acqua, più c'è reazione alcalinistica, più la frattura può continuare a crescere. Quindi è un processo che una volta iniziato si autoalimenta e può, come abbiamo detto, produrre noduli di anche alcuni metri di spessore. Quindi questa è la sequenza. Questa è la prima fase, è quella della devetrificazione del vetro, che è comune anche ai diaspori rheolitici. Quando siamo arrivati qui, dissoluzione, crescita dei feruliti e polimerizzazione della silice con apertura della frattura. Quando questa frattura si apre all'interno del tuffo, cresce, l'acqua entra, crea la reazione alla silice, questa massa di silice colloidale si espande e coinvolge le sferulite vicine, più la frattura migra e più il nodulo si fa grande. Durante la migrazione della frattura, la forma della frattura cambia. Quindi il caso più semplice è che si formi una frattura singola, più o meno parallele alla stratificazione del tuffo, però possiamo avere due fratture vicine che in genere devono essere parallele, e quando questa frattura diventa di una certa dimensione si apre una frattura più o meno perpendicolare, perché diciamo che questa superficie è troppo grande, no, per mantenere la sua coerenza durante l'essiccamento. Quindi andiamo a vedere, questo è un esempio del diaspro Willow Creek, è un diaspro contenuto all'interno di tundra immensi, di 1 metro o 2 di diametro. Questa è una miniera di diaspro dell'Idaho, molto interessante. Ecco, la fratturazione del tundra può avvenire in maniere diverse. Abbiamo, diciamo, quella più comune è un pattern di fratturazione radiale orientato, cioè radiale perché forma una specie di stella, però è orientato perché in un certo senso non è una stella, diciamo, stellata come questa, è una stella che parte da una frattura unica e dà poi un picco o due perpendicolari. Quindi diciamo che ancora si riesce a vedere un allineamento della frattura lungo la stratificazione del tuffo. E questo tipo di frattura si vede bene in un taglio, un taglio verticale, se il nodulo è stato tagliato verticale. In genere i tagliatori sanno che il taglio verticale è quello che dà il disegno più bello, quindi la maggior parte dei noduli, se ci sono strutture esterne che permettono di orientarlo, sono tagliati in questa maniera. Chiaramente se veniva tagliato in un'altra maniera si vedeva una figura un po' diversa, però anche la stratificazione dell'agata ci avrebbe indicato che eravamo in un taglio diverso. Quindi questo radiale orientato si forma, come abbiamo visto, a partire da una frattura singola all'interno di una ossidiana di tipo fiocco di neve dove ha cristallizzato un pale cristoballite. Poi ci sono i casi in cui ha cristallizzato il feldspato radiale, fibroso radiale, in cui possiamo avere o una separazione in settori, settori conoidali delle porzioni cristalline, quindi si formano questi cunei tutti fibrosi, che ovviamente stavano tutti uniti all'inizio, e quindi si forma una frattura radiale stellata. Oppure può succedere che queste strutture fibrose si possono ripetere a gusci concentrici, e come è il caso di questa struttura concentrica in cui i vari gusci formano delle superfici di discontinuità lungo la quale si formano delle fratture concentriche, che sarebbero sul bordo della sferulite fibrosa. Quindi una sferulite come questa avrebbe, diciamo, una seconda fase di crescita, una terza fase di crescita, e sulle superfici fra i gusci si formano queste fratture concentriche. Quindi queste due strutture sono indicative di un tipo di sferuliti fibrose radiali, e questa invece è quella tipica di sferuliti
valide. Ecco, questo sono casi, alcuni casi in cui si può vedere, questo è un Thunder Llanos del Messico, si può vedere qui il caso della frattura semplice, in cui tutto il nodulo è composto del diastro esterno e la frattura, in questo caso ripetuta da Agata, è singola. Poi la frattura singola si può dividere in due, e quindi abbiamo o due fratture vicine o proprio durante il crescimento della frattura si biforca, e poi da questa frattura doppia, fatta così diciamo a X, si diparte una frattura perpendicolare. Quindi è stellato questo tipo di pattern, però ancora si individua una orientazione preferenziale. Questo invece è il pattern stellato a radiale, cioè che deriva da sferoidi radiali, e dove non ci sono i gusci concentrici, dove, cioè, tutta la sferulite è fibrosa. Quindi in questo caso diciamo che il nodulo si è formato all'interno di una sferulite sola. È chiaro che questa sferulite, anche questa, è il risultato della coalescenza di sferulite più piccole, però diciamo che la cristallizzazione è in continuità, per cui è più difficile vedere qui dentro i domini di cristallizzazione. Si può vedere in questa zona, ci sono ancora dei residui di alcune sferulite più piccole. Questo probabilmente era il centro del nodulo, che in molti casi si mantiene, però diciamo che la cristallizzazione ha un po' cancellato le strutture delle sferulite, cioè delle fasi prime iniziali delle sferulite. Questo è un altro caso di Thunder nel Queensland, dove ci sono questi gusci fibrosi, e vediamo che c'è un po' un miscuglio fra una frattura più o meno orientata e questi settori di crescita delle fibrosi. Quindi i pattern di fratturazione non sono esclusivi uno dell'altro, possono essere casi dove si mischiano. Questo è un caso di Thunder Giacimento di Laguna del Messico, è un caso di cerchi concentrici, si formano questi gusci a struttura prevalentemente fibrosa, e le fratture, dove entra in questo caso calcedonio, sono tutte concentriche. In questo caso un nodulo doppio, dove c'è stata coalescenza di due noduli. Vediamo che nella prima fase c'è una frattura, diciamo, orientata, e poi cambia a radiale. Questi sono le geodi di Doug Way dello Utah, è un gruppo di Thunder vuoti, sono tappezzati di calcedonio, ma hanno delle grosse cavità, e questo è un caso di gusci concentrici. E i gusci concentrici non sono esclusivi di certi giacimenti, alcuni giacimenti possono dare entrambe le strutture. Questo è il famoso giacimento dei Thunder del Baker Ranch in New Mexico, dove abbiamo sia strutture a fratturazione radiale sia a fratturazione normale, e qui si vedono bene le coalescenze delle sferuliti, mentre questa è un nodulo dove la sferulite è più fibrosa. Quindi potremmo essere all'interno di due strati diversi di tufo, o semplicemente variazioni laterali della composizione chimica dei fluidi. Le rocce vulcaniche hanno la possibilità di avere variazioni composizionali subitanee, perché sono corpi a estensione laterale molto limitata. Questo è alcuni esempi di associazione di fratture a gusci concentrici, come in questo nodulo, e un nodulo a fianco senza gusci abbiamo una frattura stellata. Qui, anche qui abbiamo una struttura a gusci con un centro così un po' strano, con questa grossa frattura. Questo invece è un centro con una frattura triangolare, che sarebbe, diciamo, un tipo di fratturazione di quella stellata, e poi il guscio concentrico, un guscio, una frattura concentrica, e qui due gusci. Sono variazioni della stessa struttura, insomma.
Ecco, queste sono gusci concentrici, sono grossi, sferulliti, fibrose. Vediamo che ci sono un po' dei cambi del colore, il fa cambi della fibrosità durante la crescita. Questa sferulite subisce delle variazioni. Ecco, per esempio, questo famoso diaspora dell'Oregon, ha una zona molto più compatta al centro, poi però con queste fratture così importanti, poi però qualcosa cambia e qui c'è un guscio esterno più massiccio con questa fratturazione strana, sia concentrica che radiale. Questo è un altro caso di tundra della Siberia, dove abbiamo una struttura un po' particolare. Ecco, in alcuni casi la struttura della frattura può essere molto più complessa e difficile da riassumere, e la struttura interna del diaspro non è così evidente. Alcuni di questi tuffi sono tuffi ad alta cristallinità con molti fenocristalli e le sferuliti non sono evidenti. È difficile così ricostruire un po' la crescita di questo nodulo perché si è un po' omogenizzato. Questo è un esempio del thunder del diaspro Brunò. Si vede un po' la stratificazione del tufo, che è così, però si vedono dei cristalli in questo tufo e non c'è una netta definizione di quelli che sono le sferulite. Però ci sono stati sicuramente, per cui basta trovare il campione dove qui per esempio si vedono un po' meglio. E i processi secondari in questi casi sono stati abbastanza importanti da aver creato delle cavità così grosse che hanno avuto poi una storia successiva abbastanza importante. Quindi alcuni passaggi successivi possono aver cancellato anche le strutture principali. Ecco, questi sono i famosi tandere della Polonia, Nowy Kościół, con delle agate bandate molto belle. Anche qui vediamo che il tufo è molto fenocristallino e con poche strutture. Tandereck della Germania. Ecco, come abbiamo visto, i tandereck si possono unificare e quindi questi noduli possono venire a contatto uno con l'altro, unirsi in questo caso la coalescenza del nodulo comincia quando le fratture si toccano, quindi c'è connessione delle fratture e a quel punto c'è un unico corpo gelatinoso di silice colloidali che tende a far coalescere, a far entrare in coalescenza i noduli fra di loro. Qui vediamo che erano tre noduli molto vicini con delle strutture a gusci e poi una fratturina, diciamo, che è entrata in quell'altra e quindi i fluidi hanno cominciato a girare. Questo è un altro esempio simile di un tandereck del Queensland e anche qui vediamo che c'erano tre fratture che si sono unificate e hanno provocato la creazione di un nodulo così un po' ovale e evidentemente erano due noduli che si sono uniti. Ecco, alcuni tandereck sono collezionati e rinomati per le inclusioni che ci sono dentro. Nella maggior parte dei casi l'estetica dei noduli di tandereck non è molto eccellente come può essere quella delle agate e il valore dei noduli è in genere basso. Infatti sono oggettini per un collezionismo di vaste proporzioni, poi si possono collezionare noduli da 2-3 dollari l'uno e creare collezioni immense per giacimenti. Questo è uno dei pochi casi dove l'inclusione ne fa del nodulo qualcosa di estremamente caro. Le plume del giacimento di Pride nell'Oregon sono sicuramente tra gli oggetti più cari per collezionisti di questo tipo di cose. Molto belle anche le inclusioni di sagenite dei tandereck del Black Desert in Nevada. Ecco, alcuni noduli, invece che riempimento di agata, che è il più comune, sono riempiti da opale. Questo è l'opale blu delle Hawaii Mountain, nell'Oregon.
l'Oregon, che sta all'interno di Thunder Lake. Questa è sempre un giacimento dell'Oregon, di Opal Butte, dove si trova un'opale crystal trasparente molto bella e anche di un certo valore. E poi quelle dell'Etiopia, del giacimento etiope sia di Mezzeso che di Velo, sono all'interno di piccoli Thunder Lake e qui stiamo parlando di gemme di grande valore, sono pietre che tagliate vanno dai 20 ai 100-200 dollari a carato, quindi insomma, pietre importanti, si trovano tutte all'interno di sono degli strati di tufo e questi noduli sono all'interno esattamente con la stessa gessatura dei noduli con agate. Ecco, poi osservando alcuni campioni si può vedere che chiaramente c'è stato in molti campioni ci può essere stato un riassorbimento. Vediamo qui che la cavità è nettamente sproporzionata rispetto a quello che poteva essere il carapace, quindi la dimensione di questo nodulo non giustifica una cavità così grande. Cioè le fratture non sono sufficienti a spiegare, manca della massa, diciamo. E quindi è molto probabile che ci sia stato un riassorbimento, cioè questi cunei di diaspro sono stati riassorbiti. In questo caso vediamo che mancano nettamente le punte, alcune sono un po' fratturate, però c'è stato sicuramente un riassorbimento e la cavità è cresciuta a scapito del diaspro. Quindi diciamo, c'è più vuoto che pieno. E poi il riempimento, ovviamente, che è una successiva, è avvenuto in una terza fase successiva. Ecco, la dissoluzione della cavità e il riassorbimento del diaspro del carapace è responsabile della formazione dei geodi di tipo coconut. Questi geodi sono dei geodi tipici del Messico, ci sono vari giacimenti, uno dei più famosi è Las Cholla e a differenza della maggior parte delle geodi con ametista, quelle del Brasile che sono all'interno di lave, questi sono all'interno di un tufo e possiamo vedere chiaramente che si tratta di un Thunder Lake. Qui c'è la tipica struttura con la frattura poligonale e il tufo ai bordi che è del tipo a fenocristalli. E poi il riempimento può essere di agata, come in questo caso, o solo di cristalli di ametista. Però possiamo vedere che da questo campione, che è chiaramente un Thunder Lake, a questo campione che sono i più comuni, dove non c'è traccia di diaspro, c'è stato un processo di dissoluzione. Cioè tutta questa porzione è stata lisciviata per il solito processo di reazione alcali-silice, per cui si è sciolto, si è risciolto, dopo essere stato formato e deposto, si è risciolto e ha lasciato questa cavità vuota che è stata poi riempita dai cristalli di quarzo. Questi sono i tipici geodi che si trovano nelle fiere, dove c'è questa macchina speciale per romperli. Sono geodi tutti rotondi, tutte le stesse dimensioni, molto, molto pratici, molto divertenti per i ragazzini. E a volte sono doppi, sono i più rari, non è raro che siano doppi, e sono appunto tutte, a differenza delle geodi di quarzo che hanno dimensioni e forme strane, queste sono tutte delle stesse dimensioni e della stessa forma, come nella maggior parte dei depositi.